Benvenuti in un nuovo video di youtuber famosi per cavolate. Allora, oggi andremo a vedere come youtuber famoso per cavolate è Giuseppe Simone. Ok. Ascoltatemi bene, oggi è 2 agosto, quindi siamo in piena estate e questo è un video rivolto solo ed esclusivamente alle donne che risiedono in provincia di Lecce oppure alle turiste donne che si trovano. Caro Giuseppe Simone, se cerchi una ragazza deve scaricarti l'applicazione Lovo o mi pare anche Badoo. Non devi cercare su YouTube perché YouTube non serve per cercare donne, ma serve principalmente per lavorare come YouTuber, fare tipo giornalismo, ma anche tipo documentare, via dicendo, ma non per cercare donne. Dico, è quel che penso io, ovviamente. Non so se mai questa persona guarderà il mio video, però lo sto dicendo almeno, chissà, dovesse vedere mai il mio video. In provincia di Lecce. No assoluto uomini o proci. Questa mi è piaciuta. Uomini o froci. Ok. Comunque, noto un'altra cosa che comunque no, non ha la maglietta. Però vabbè, dai, ci può stare, anche io faccio dei video senza la maglietta. Ovviamente cerco ovviamente di non mostrare ovviamente il petto. Però dai, non è che è una cosa che dà fastidio. Quindi vabbè, ci può stare tutto. L'importante è che non è in mutande, ovvio. Voglia di fare sesso, ho voglia di fare. No. No, dico, questo video dovrebbe essere bloccato a sto punto, perché veramente dire queste cose su YouTube, io ho voglia di fare sesso. No, no. Continuiamo. Sesso in maniera proprio sproporzionata, ecco. Sono automunito, e niente, io cerco donne molto porche, molto disinibite, fidanzate, sposate, maiale, monelle, tutte le generi di donne che ci sono sul mercato, Sul ecco. mercato, cioè, tutte le cerchi sul mercato. No, non dico veramente. Questo video manco lo dovrei caricarlo. Veramente, oh. C'è da morire. No, dovete contattarmi a questo indirizzo Skype che è Giuseppe Simone 2. Dovete contattarmi naturalmente quando sono in linea vi lascio praticamente l'indirizzo dove ci dobbiamo incontrare. Praticamente voi dovete venire nel mio paese che è Nediano, si trova in provincia di Lecce. E non vi lascio praticamente l'indirizzo dove abito per questioni di sicurezza perché su internet praticamente si fanno parecchi scherzi e vi indico il punto dove ci dobbiamo incontrare. E si fanno le dovute conoscenze chiaramente e poi naturalmente ci si stabilisce la scopata, ci si stabilisce. No, me ne vado. No, lui pretende che dopo che fa un incontro con una donna si stabilisce subito la scopata. No, tipo un altro appuntamento, si conosce ma subito la scopata. Dico, ma veramente? Cioè, questo praticamente è come se fosse, non lo so, un prostituto. Cioè, veramente. Comunque nella mia camera da letto c'è un letto matrimoniale molto grande e ci si può scopare. Comunque al primo incontro dovete venire voi nel mio paese, dovete venire voi nel mio paese. Io che vi aspettate che io venga
io nel vostro paese e poi devo prendere il bidone, proprio non se ne parla, non se ne parla e non. Bidona. L'ascoltano solo. Bidona. Forse il bidone nel senso fosse tipo che ci va e poi fanno tipo il pacco, forse significa questo, che praticamente non ci vanno, forse nel suo paese si usa così, poi non lo so. Non se ne parla e non se ne parla. Come dovete essere? Beh, dovete essere formose, bocca carnosa, una bella quarta, una bella quinta, molto porche, molto disinibite, capelli ondulati o lisci, occhi verdi. Insomma, questo è il genere di donna che io preferisco. La figa depilata. Incontentabili, insomma. Vabbè, cerchiamo un altro video suo, non so. Cos'è questo? No, cos'è questo? Ok, No, in bagno no. allora accendiamo la luce, sennò il video viene scuro. Allora vi insegno oggi una cosa, vi insegno delle vostre puttane. Le vostre puttane sarebbero le vostre ragazze, perché io non ne voglio più sapere di donne, anzi fatemi una cortesia, non mi cercate mai più, perché io sono molto stanco e sono molto stufo. Eccolo qua, cioè, seriamente questo ha veramente problemi. Fai video in mutande su YouTube. Cioè, posso capire con i pantaloncini, ma non in mutande, dai. È vergognoso. No, ha fatto una canzone. Ha fatto una canzone. Sfigata con gli uomini, trovare l'uomo della mia Che vita. vergogna. Non lo trovi perché sei solo una monella. Solo una monella. Perché mi ostino a credere che esista l'uomo della mia vita, invece non Alzati tu, va. L'uomo della tua vita è qui con te. È certo che sono io. Oddio, mi ami. Ma da morire, da impazzire, mi sei mancata da morire. Ave Maia. Ti amo da follemente, ti amo da morire. Non ci separeremo mai, mai. Che, no, spero che il copyright mi dà problema, perché c'è la canzone col copyright. No, non so se vedere altri video. Siamo già quasi 10 minuti. Ok, vediamo un pezzo di questo, terminiamo. Questo purtroppo non so, per me abbia seriamente problemi questo ragazzo. Cioè, allora, il consiglio mio è che se devi cercarti una ragazza, cercala sull'Ovo, su Badoo o per strada o incontrare persone, ma non su YouTube, perché su YouTube non si usa per questo. Su certi aspetti fai anche ridere, poi non so. Ok, va bene, direi che per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima. Ah,
Ah, e prima di concludere, voglio dirvi che se c'è qualche YouTuber famoso che volete che porto sul canale, ovviamente per cavolate, scrivetemo sotto questo video nei commenti, così in caso andrò a vedere qualche suo video, cioè, vedo che persona è e se sarà il caso lo metterò anche su YouTube nel mio canale come analisi. Ok, direi che per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima.